Lancio Story, celebre e storica rivista a fumetti, torna tra le calli veneziane grazie all'opera di Gianluca Piredda e Leo Sgarbi. Fondata nel 1975, Lancio Story è diventata una pubblicazione di culto tra gli appassionati del settore. Nel numero in edicola questa settimana spazio alle avventure di uno dei personaggi più amati in Italia e Sud America, ossia Dago, il giannizzero nero che negli ultimi tempi sta solcando con sempre maggior frequenza il territorio italico. Dago è un personaggio creato nel 1980 da Robin Wood. Quest'anno compie 40 anni di vita editoriale ed è uno dei personaggi simbolo di Lancio Story. La serie racconta la vita di Cesare Renzi, nobile veneziano, che perde la famiglia durante una congiura e a sua volta è vittima di un attentato. Viene venduto come schiavo, viene ribattezzato Dago per via della daga che ha conficcato nella schiena. L'ebreo errante racconta gli ultimi giorni in Italia di Grazia Nasi e vede il ritorno di Dago a Venezia. È l'occasione per raccontare la vita di una donna interessante, molto influente nella sua epoca e poco conosciuta dal pubblico di oggi. Un mondo, quello del fumetto, che nonostante i tempi sempre più tecnologici, conta ancora innumerevoli schiere di fan. Non credo che internet influisca sul modo di fare fumetto, tuttavia ha cambiato il modo di promuoverlo e ha facilitato i rapporti tra autori e lettori. Tutti usiamo i social. E tra lettori stessi, per esempio, degli appassionati hanno dedicato a Dago un gruppo Facebook molto attivo. E data la permanenza di Dago in laguna, nulla toglie che prima o poi l'eroe di origine paraguayana salga in quota e venga a trovare i bellunesi effettuando le sue rocambolesche scorribande tra le Dolomiti. Lo scopo delle storie a trazione italiana di Dago è quello di raccontare le regioni e le città, la loro storia, le loro tradizioni, a volte le loro leggende. Quindi non escludo un'avventura di Dago ambientata anche a Belluno.